Secondo alcuni siti web, tra cui Wikipedia.org, nasce a Camporinaldo, frazione del comune di Mirandolo Terme, il 7 agosto 1956. Tifoso del Milan e figlio unico, il padre Mario è un operaio che lavora alle rotative del Corriere della Sera, mentre la madre è casalinga e il nome Virginio è stato scelto dai genitori in onore di uno zio, mentre il nome d'arte Jerry deriva dal soprannome che, durante l'infanzia, alcuni compagni di scuola gli diedero per prenderlo in giro dopo alcuni anni dalla nascita del futuro presentatore. La famiglia Scotti si trasferisce a Milano, dove Virginio frequenta il liceo classico, per poi iscriversi alla facoltà di giurisprudenza, anche se inizialmente voleva studiare architettura, che abbandonerà a pochi esami dalla laurea per iniziare la carriera radiofonica e televisiva. Il conduttore ha sempre avuto la dote della simpatia e della professionalità, tanto da mostrarla anche in una delle sue ospitate all'interno del format Michel Impossibile, il primo One Woman Show condotto da Michel Hunziker. Ha lasciato senza parole il pubblico, cimentandosi in una vera e propria performance canora, dove accanto al pianoforte vi era un bicchierino di whisky, che ha fatto da sfondo al personaggio interpretato. Con il suo atteggiamento e un cappellino bianco, ha voluto richiamare all'attenzione il personaggio che ha fatto la storia della musica, Fred Buscaglione, divertendo particolarmente la conduttrice e gli spettatori sia a casa che in studio.